Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2013. Oggi siamo qui per la 44esima puntata della serie. Come vedete siamo già qui pronti in multiplayer. Ci sono già tutti, ci sono Alberto, Terry, sì, Alberto e il Terrore 82 e Andri e io. Bene, allora dietro le quinte abbiamo praticamente seminato due campi di colza, che tra l'altro con la density non va ancora, quindi dobbiamo un po' sistemarla, ma siccome ragazzi la serie finirà tra poco non aggiungerò più mod e più niente. Prima abbiamo diciamo finito di erpicare diciamo questo campo e adesso diciamo faremo questo. E oggi diciamo ho voglia di fare un po' di silato diciamo in maniera molto. Ho comprato scusate un nuovo campo, cioè il 17, che quindi appunto devo finire di raccogliere le bale. Lì avevamo fatto praticamente frumento. Qui il silato che avevamo raccolto ancora penso due puntate fa, che non mi ero ricordato diciamo di farlo fermentare, è pronto. Quindi direi che innanzitutto dobbiamo sbuttare le vasche prima di cominciare a fare nuovo silato, altrimenti non abbiamo più posto. E a breve appunto ragazzi ci saranno delle novità, quindi tenetevi belli pronti e soprattutto attenzione, perché sarà diciamo riprenderà una nuova serie un po' particolare su una mappa che forse non vi aspettate. Quindi insomma attenzione. Bene, ho visto appunto la scuola ormai è iniziata, ormai da un mese. Domani, nel senso il 10 ottobre, è il mio compleanno, quindi speriamo sia anche un bel giorno. Ormai penso il video, non so se sia pronto già il 10, spererei, ma la vedo un po' improbabile, dato la linea che comunque tra poco cambierò. A breve ho intenzione di fare il server dedicato appunto dove iniziare la nuova diciamo serie. E niente, quindi appunto vedremo come si andranno a svolgere le cose. Prima però farò delle partite comunque sempre con il PC, in modo che riesco a gestirle meglio. Bene, adesso ragazzi organizzo un po' l'azienda, scarico, finiamo qui, poi diciamo cominciamo a seminare un po' di cose. Innanzitutto se andiamo dalle mucche, che in teoria non c'è niente, ci ritroviamo diciamo con un po' di balle, perché appunto abbiamo fatto tutte le cose. Qui abbiamo Andri che fa diciamo un po' di roba, e troppa density al Fendet, e stiamo fermato. Bene, lì abbiamo due balle misteriose. Comunque il terrore prima ci ha imballato tutto il campo, quindi adesso raccogliamo un po' queste qui e poi andiamo avanti. Intanto ragazzi faremo un silato penso su questo campo qui, visto che è abbastanza grande e non l'abbiamo mai fatto, e poi eventualmente altri campi qui vicino. Bene, quindi adesso metto a lavoro e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, allora ritorniamo con le balle raccolte. Ne abbiamo prese anche dal numero 1 ed ecco qui insomma un paio di balle prese diciamo anche dagli altri campi e dalle volte scorse. Allora selezioniamo questa, la mettiamo qua, e il carro, beh, che bene, così me le mette dietro, ne mettiamo qui in mezzo. Quindi penso ragazzi che le mucche non restino più senza paglia. Ecco qua, altre balle e via. Qui abbiamo le nostre nostra serra, adesso volevo andare a vedere com'era presa. In effetti ha quasi finito le cose. Qui siamo a 13 e bene, allora meglio subito sistemare le cose. Allora per l'acqua, vabbè, basta, visto che è qui vicina, basta andarci, attaccarlo e in teoria si riempie da sola. Pensavo fosse più vicina e andava, invece no.
Ecco. Dai. Dai, ragazzi, forse per domani mattina riusciamo a mettere un po' di acqua dentro sta cisterna. R. Bene, e questa è piena. Poi andiamo a prendere una palata di roba. Questa la metto qua per adesso. Così, ragazzi, la sera poi ci dà altri soldi la serie e la finisco, perché ormai vedete siamo a quasi 8 milioni di euro. Quindi d'ora in poi si andrà tutto e solamente in, diciamo, in guadagno. A meno che non perdiate campi uno dietro l'altro, siamo tutto in, diciamo, in guadagno. Ormai appunto la serie è avviata, le mode ci sono, al massimo si andranno a prendere altri trattori, quindi per questo la finisco. Come avevo detto all'inizio, quando l'avevo iniziato, non so se vi ricordate, se qualcuno di voi si ricorda, avevo detto poi la serie finirà quando arriveremo, diciamo, ad un certo punto. E in effetti questo certo punto lo abbiamo raggiunto. La farò finire penso alla 50ª puntata, giusto per arrivare, diciamo, a un numero. Quanto siamo? 80%. Un altro po'. E quindi ecco, arrivati appunto a questo numero, poi le cose sono avviate, avete imparato e tutto quanto, quindi è ora, ragazzi, di cambiare mappa, anche perché la mappa originale sinceramente mi ha anche un po' stancato, è da un anno ormai che ci gioco su sta mappa, un anno, beh sì, quasi un anno che ci gioco con questa mappa, quindi devo dire che sarebbe ora di cambiare. Bene, adesso ridiamo un altro po' di questo e poi, ragazzi, devo fare un po' di spoletta al campo numero 1 e qui alle mucche per riportare a casa le balle rimanenti che non avevo finito l'ultima volta. E poi, diciamo, quando gli altri hanno finito e ha finito, diciamo, di svuotarsi le vasche di silato, possiamo, diciamo, cominciare a seminare un po' di mais. Bene, allora ragazzi, nel frattempo ho fatto un bel po' di reazione mista, come potete vedere, circa 2-3 volte. Poi, diciamo, siccome l'etame qui era pieno, stiamo concimando i campi 13, 14 e 17, che poi faremo silato. Li concimiamo, oltre per avere di più, anche per consumare, diciamo, qui le cose, perché le serre non è che mangino, diciamo, così tanto, diciamo, da consumare delle cose, ecco. Adesso stiamo riempiendo, poi farò penso un'altra 1 o 2 razioni, poi dobbiamo andare a imballare, diciamo, il campo, quello vicino qui, cos'è, il 30, che è di erba che prima Andri ha tagliato, che ora però è uscito a causa lag, quindi sono sempre più, tra virgolette, propenso, diciamo, a comprare un nuovo server, nel senso, diciamo, di quello online, così non ci sono problemi di lag, si ha un ping di circa 20, invece adesso di solito prima ne avevano anche 60, 70, Andrea aveva 100, sicuramente 100, 110, quindi ragazzi sono cose un po' esagerate, ragazzi. Tutto almeno finché non sistemo la linea di casa, perché se poi la linea di casa va meglio, allora non sto lì a, diciamo, tra virgolette, a spendere quei 5, 6, 7, forse anche 8 euro al mese, perché penso di fare intorno ai 7 slot, visto che la serie che farò sarà molto impegnativa. Ci sono bisogno di tante persone, mentre adesso con 4, vedete, adesso Mari, voi mi scrivete anche su Facebook, c'è post, questo e quello, io ovviamente non posso rispondervi, poi sto facendo il video, quando vi rispondo ormai siete fuori, è già troppo tardi, e quindi diciamo un po' così. Invece con il server Mari lo tengo aperto, non so, dalle 2 di pomeriggio fin sera, che diciamo non si registra e si porta avanti comunque, si portano avanti comunque le cose. E poi magari alla sera registro, quindi si fa vedere altre cose, tutorial, quindi in base alla mappa, eccetera, eccetera.
Bene, aspettate che controllo la reazione a quanto è messa. Intanto abbiamo campi qui seminati. Come vedete stiamo seminando mais, così abbiamo un bel po' di silato da fare. Il campo 1 è stato tutto, diciamo, erpicato. Adesso beh, il silato me lo tengo qua, lo metto dopo. Ecco, così non esce. Andiamo. Comunque ragazzi, vi chiedo come sta andando adesso a scuola. Hanno cominciato verifiche, a me sì. E quindi, come vedete, appunto, non ho avuto mai sempre molto tempo per far video, eccetera, eccetera. 32, 33, 34, 35. Faccio un po' perché così poi dopo aumentando il tempo a 120 per far sì che diciamo che crescano le cose, non mi si appascisce, ecco, perché altrimenti, cioè scusate, non rimangono senza reazione mista, quindi diminuisce la produzione. Cioè non è un guaio se diminuisce la produzione, però insomma è sempre un bello tenere tutto diciamo alto, ecco, quindi al 100% massima produzione. Così, più che altro perché si guadagnano più soldi, più che anche per fare un po' di realtà, perché se non andate a mangiare le mucche crepano. Quindi adesso do un po' di silato, giusto perché ce l'avevo in mano. Erba ne abbiamo 80, paglia adesso gliene darò un po'. Comunque andiamo a vedere cosa c'è altro da fare. Prendo il for dell'imballatrice e le porto, orca il paio, Sant'Antonio. Voi sapevo mica che voleva un po' di luce. Vi ho detto prendo il Alberto, che corre col 180. Prendo l'imballatrice, andiamo a imballare il campo 30, così abbiamo un po' di fieno da dargli nel caso, per evitare di prendersi un po' indietro. Adesso aumento anche un po' il tempo, visto che poi comunque i campi sono stati seminati, anche perché ho ancora una mezz'oretta di gioco, diciamo, disponibile, quindi meglio portare avanti il video finché si può.